Mirabella in Baccari è un paese della Sicilia interna, incastonato tra i Monti Erei. È un crocevia turistico perché, oltre ad essere ad un tiro di schioppo da Piazza Armerina e Idone, dove fanno bella mostra di sé l'antica villa romana del Casale, la bellissima Venere di Morgantina e l'antica omonima città, è anche a soli 15 km da Caltagirone, la famosa città della ceramica. Il paese, che conta poco più di 4.000 abitanti, fu edificato nel 1610 durante la dominazione spagnola. Nel 1980 la città assume la denominazione di Città del Tombolo, pregiata lavorazione a pizzo, un'attività introdotta dalla baronessa Angelina Uteri, moglie di Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari. Ed è proprio qui, al Museo del Tombolo, che inizia il nostro tour di Mirabella. Ci troviamo attualmente nel museo di Mirabella, che è un fiore all'occhiello del nostro paese. È stato quindi istituito nel 1995 e ristrutturato nel 2006 e contiene una vasta produzione dei manufatti che le donne mirabellesi hanno realizzato nel corso degli anni. Il tombolo, è il cuscino dove viene appoggiato il disegno e vengono intrecciati i fili sui fuselli e applicati sul cartoncino tramite degli spilli. Dopo la visita al museo ci siamo spostati a Palazzo Biscari e abbiamo esplorato le stanze della baronessa Uteri. Ci siamo anche affacciati dal balcone da dove la baronessa seguiva la messa, con lo sguardo rivolto sempre verso la chiesa madre. Ma oggi Mirabella non è solo più la città del tombolo, attività che resiste con fatica, ma è anche una cittadina che ha subito una forte emigrazione, diretta soprattutto in Germania, con cui è peraltro gemellata. In realtà è una cittadina senza tante risorse economiche, che però ha molta voglia di fare. Come ci dice anche il sindaco Giovanni Ferro. Il nostro compito è quello di rilanciare l'arte del tombolo a Mirabella in Baccari, perché siamo orgogliosamente città del tombolo, Mirabella in Baccari è città del tombolo e quindi stiamo ponendo in essere tutte le attività possibili per rilanciare questo merletto, dai corsi di formazione, come dicevo prima, per tramandare la tradizione alle nuove generazioni. Siamo candidati al patrimonio immateriale dell'UNESCO e cerchiamo insieme a tutte le associazioni locali di promuovere tour che fanno conoscere al territorio e non solo l'arte del merletto. Stiamo cercando, negli ultimi anni abbiamo riportato e ripresentato anche in terra tedesca le nostre lavorazioni. Noi abbiamo visitato il paese, la piazza, naturalmente il museo del Tombolo, Palazzo Biscari. Sappiamo che non è solo questo Mirabella in Baccari, ci sono tante altre cose, un paesaggio agrario anche interessante, una natura incontaminata, ma adesso al sindaco rivolgo l'ultima domanda. Perché un visitatore, un turista dovrebbe venire a Mirabella in Baccari? Innanzitutto per venire a conoscere le nostre tradizioni. Come diceva lei nella sua premessa, Mirabella in Baccari è rinomata per aver organizzato negli anni sempre eventi che hanno valorizzato le nostre tradizioni, che hanno attratto cittadini di altre città limitrofe e non solo. Venite a conoscere le nostre tradizioni, venite a conoscere la storia di Mirabella in Baccari, il suo merletto, venite a conoscere le nostre eccellenze che partono dall'agricoltura. Si mangia ancora bene a Mirabella in Baccari. Mirabella in Baccari è rinomata per la ristorazione.
Noi abbiamo degli importanti ristoranti che hanno fatto di Mirabella un punto di riferimento per la gastronomia. Hanno saputo valorizzare le nostre eccellenze, dall'asparago allo zafferano all'olio. Oltre alle iniziative di cui ci ha parlato il sindaco, la novità che si registra da qualche decennio a questa parte è il protagonismo di tanti giovani, anche laureati, che si sono cimentati appunto nella coltivazione dell'asparago a Campopieno, i cui produttori si sono poi associati in consorzio, nella coltivazione di leguminose, origano, zafferano, erbe aromatiche, ulivo e nella produzione di marmellate, confetture e liquori. Ascoltiamo le voci di alcuni di questi giovani imprenditori. Siamo nei frandoi Berretta, con noi c'è il signor Carapezza, col quale vogliamo fare una chiacchierata. Voi come pensate di ripartire? Ma innanzitutto noi vorremmo ripartire con tanta grinta e tanta emozione, perché il lavoro che facciamo è principalmente fatto e dedotto da una nostra passione. E speriamo che, diciamo, dal parte dei nostri clienti questo viene sempre recepito in positivo, e quindi di conseguenza aspettiamo tutti i nostri clienti per ritornare alla normalità e vivere, diciamo, normalmente. Voi naturalmente, come gran parte degli operatori economici, avete subito dei danni durante questa pandemia. Adesso dovete appunto ripartire. Vi aspettate che il governo centrale o quello regionale facciano qualcosa per aiutarvi a ripartire? Sicuramente sì, diciamo che questo dovrebbe essere un obiettivo comune a tutti, la ripartenza e ritornare, diciamo, alla normalità, perché questo fra l'altro è quello che si aspettano le persone. Siamo con Ambra Giustolisi, che è la titolare dell'azienda agricola sita a Mirabella in Baccari. Quando è che lavorate nella vostra azienda? Siete tutti familiari o avete anche altri dipendenti? Allora, la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare, per cui siamo io, le mie sorelle, i miei genitori e i rispettivi fidanzati. E ognuno di noi ha un ruolo. Io sono laureata in scienze e tecnologie alimentari, mi occupo della produzione, mia sorella si occupa della grafica perché è un graphic design, poi abbiamo il fidanzato che è un informatico e un tossicologo dell'ambiente. L'obiettivo dell'azienda è quello di trasformare materie prime di nostra produzione e quindi di qualità. Non utilizziamo fitofarmaci, anche se noi preferiamo, ecco, ridurre la shelf life del prodotto, però ottenere un prodotto senza conservanti artificiali, un prodotto che rispecchi poi quello che il consumatore cerca in alcuni mercati di nicchia, no? Ma cosa producete? Allora, noi ci occupiamo della produzione di confetture, della produzione di conserve sott'olio, della produzione di zafferano, olio d'oliva, legumi, mandorle. Diciamo che abbiamo una vasta gamma di prodotti. Vendiamo con i mercati di Campagna Amica, ma non soltanto. Vendiamo presso botteghe, punti vendita di un certo livello, ovviamente, che vendono solo prodotti italiani. Ma anche online. Con la pandemia ci siamo appunto dovuti reinventare in un certo senso. E quindi abbiamo iniziato a vendere online. Grazie, auguri. Grazie. Abbiamo quindi visto che a Mirabella c'è tanta volontà di fare impresa e produrre valore, ed è in questo senso che, tra le tante iniziative, ci sembra degna di nota anche quella che offre la possibilità dell'adozione di un albero di ulivo. Ce ne hanno parlato sia il sindaco Giovanni Ferro sia il signor Carapezza, ed è un'idea che sta avendo grande successo. L'idea è basata sull'adozione del costo di 80 euro di un albero di ulivo, e colui che sceglie di aggiudicarselo riceverà, oltre alle foto e alle informazioni su come procede la crescita e su come fruttifica il suo albero, anche 24 bottigliette d'olio di 1,25 litri ciascuna, ricavata proprio dalla sua pianta. L'idea sta avendo grande successo, soprattutto in Germania, dove gli alberi di ulivo sono stati adottati anche da molti sindaci. C'è solo da sperare che, anche grazie a questa idea, si possano richiamare nuovi visitatori e turisti per far rivivere un angolo meraviglioso della nostra terra come quello di Mirabella in Baccari, sospesa tra tradizioni e innovazioni.